Buongiorno, allora sono le 11:10, quindi chiedo se mi consiglia di attestare la loro presenza per verificare la sussistenza del numero legale e di prestare il consenso alla videoregistrazione della seduta. Arcoleo presente. Buongiorno, Susino presente, acconsento, grazie. Forzato dalla presenza del numero del legale, dichiaro aperta la seduta. Allora, dovevamo leggere verbali, Giuseppe? Sì, Sì, c'è allora. il verbale di ieri, Presidente. Un attimo che c'è la segretaria che deve fare un appunto. Ok, va bene, prego. No, volevo fare presente, Presidente, noi stamattina con Giuseppe abbiamo fatto un po' una revisione dell'ODG, perché chiaramente tra questo smart working e presenza, insomma, può capitare l'errore. In particolar modo, per quanto riguarda due proposte, dobbiamo fare due precisazioni. Ieri avete letto una proposta che è quella dell'ODG, adozione della variante generale al PRG. Ebbene, questa proposta voi già l'avete citata il 23-12, quindi diciamo prima di Natale, prima delle feste. Quindi poi che è successo? Che poi tu me l'hai firmata dopo, al rientro alle feste, io l'ho scaricata ma qui non sono tornata e quindi non è stata stampata. Insomma, quindi per fare un po' d'ordine nei lavori occorre sottolineare questo. La proposta che avete iniziato a leggere ieri è una proposta sulla quale già avete espresso parere non favorevole all'unanimità dei presenti. Eravate presenti tu, la consigliera Fiuccio e il consigliere Susino. Poi un'altra proposta invece di cui ci siamo accorti che c'è stata una piccola distrazione, per così dire, è la proposta approvazione tariffe e tassa rifiuti Tari anno 2021, AREG 83-84-64 del 22 luglio 2021. Questa proposta, appunto, che è già quasi un anno, il cui parere è stato richiesto con motivi d'urgenza il 30 luglio 2021, è stata sempre riportata fedelmente in tutte le convocazioni, però in effetti nel mese di dicembre, quindi quando abbiamo fatto la convocazione di gennaio, non l'abbiamo, per un mero errore materiale, non l'abbiamo riportata, quindi è comunque all'ODG. E questa è un'altra quindi precisazione. Quindi se tu Buongiorno, vuoi, Presidente, se ti interrompo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. buongiorno. Buongiorno Vicepresidente. Allora 11:13 me lo segno. Stavamo facendo appunto un po' d'ordine nell'ODG. E appunto io volevo proporre, Presidente, se sei d'accordo, di fare una lettura proprio rapida dell'ordine del giorno, così avete voi contezza anche per la trasparenza. Facciamo un po' d'ordine su quelle che sono le proposte all'ordine del giorno, che tra l'altro non sono tantissime, quindi così diamo lettura di questo ordine del giorno, in modo che anche noi facciamo un po' d'ordine mentale. E poi c'è la lettura da fare oggi del verbale di ieri, quello di Giuseppe, che ha verbalizzato Giuseppe. Dico, se tu sei d'accordo, ovviamente, altrimenti facciamo diversamente. Intanto ho visto, vedo che chi c'è, la collega russa si è collegata. Ok, Sì. l'avete preso appunto, va bene. Allora, Sì. per me va bene, possiamo fare anche un riepilogo. Poi stabiliamo quali sono gli atti che ancora dobbiamo leggere e controllare da Esatto. questi. E poi facciamo al contrario, intanto però leggiamo il verbale, ci leviamo il verbale. Dai. Certo. Bene, dai, Giuseppe. Ecco. Va bene. Ok, perfetto. Allora. Verbale numero 13 del 20 gennaio 2022, orario di convocazione 8-9. Al primo appello non è presente alcun consigliere, quindi pertanto si rinvia l'appello di un'ora. L'apertura della seduta è alle 9:11 e sono presenti il presidente Arcoleo, la consigliera Figuccia e il consigliere Susini. Pertanto, raggiunto il numero legale, il presidente. Constatata la presenza del numero legale, assistito dal segretario Giuseppe Parisi, si apre la seduta. Il Presidente pone all'ODG lettura e approvazione dei verbali del 17-1 corrente mese e del 19 gennaio 2022, approvati all'unanimità dei presenti. Il Presidente pone all'ODG l'adozione della variante riguardante la procedura integrata di Vinca.
che se ne dava lettura fino a pagina 6, fino a pagina 4, ma come evidenziato dalla segretaria, per mero errore di trascrizione, diciamo, è stata già esitata. Poi la lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale viene rinviata alla prossima seduta utile. Il Presidente alle ore 9:38 dichiara chiusa la seduta. La registrazione della seduta è parte integrante al presente verbale. Verbale in votazione. Arcore favorevole. Anche a Russa. Consigliere Susinno. Eccomi, io Susinno favorevole, grazie. Verbale Perfetto, verbale approvato al. approvato. Vai, vai, Giuseppe, vai. Allora, Liliana, facciamo un riepilogo di quelle che sono gli atti all'ordine del giorno, come dicevi tu, e Lo poi vediamo. metto in condivisione anche Sì, così. grazie. Li segniamo poi, cioè si può segnare, eventualmente ce li prendiamo come appunto quelli che ancora devono essere esitati, Sì, così li segniamo. Ok, allora ma stavo parlando un attimino con Giuseppe. Allora, quindi metto questo. Lo vedete giusto lo schermo? Quindi, convocazione gennaio 2022. Lo vedete, giusto? Sì. Quindi comunicazione del Presidente, programmazione dei lavori della Commissione, calendarizzazione, audizioni, sopralluoghi, lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti, approvazione del regolamento dei mercati, RUM, parere richiesto il 20 settembre 2017. Regolamento della comunicazione commerciale per i gestori degli impianti pubblicitari presenti nel territorio della città di Palermo, parere richiesto il 21/9/2017. Regolamento collaborazione tra i cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, parere richiesto il 7/12/2018. Indirizzi sulla mobilità nel centro storico di Palermo, parere richiesto il 25/11/2019. Adeguamento ai sensi della legge 1 dicembre 2018, numero 132 del regolamento di polizia urbana del Comune di Palermo, con l'aggiunta al titolo settimo del capo quinto, con l'articolo 134 bis denominato aree urbane dove opera l'ordine di allontanamento. Parere richiesto il 10 gennaio 2020. Differimento termine di pagamento saldo tari per utenze domestiche e non domestiche. Non applicabilità delle sanzioni amministrative ai sensi del comma quinto, articolo 6, decreto legislativo numero 472 del 97, presa d'atto, parere richiesto con motivi d'urgenza in data 15/12/2020. Quindi questa poi della Tari, che di cui appunto vi dicevo, approvazione tariffe Tari, tassa rifiuti, anno 2021. Parere richiesto il 22/7/2021. Poi, quindi questo manca perché cioè, proprio ce lo siamo dimenticato, inserirlo questo mese dal punto di vista formale, però l'avete all'ODG. Dopodiché, autorizzazione alla predisposizione atti amministrativi per l'esperimento di una gara europea a procedura aperta per l'appalto di affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Palermo. Revoca della deliberazione di Consiglio Comunale numero 483 del 19, scusate, ottobre 2017 ed è relativo affidamento di servizio all'atto della sottoscrizione del previsto contratto da parte dell'aggiudicatario della gara d'appalto. Parere richiesto in data 14 aprile 2021. E questo è l'ordine del giorno. Dopodiché vi faccio vedere l'ODG invece, l'ultimo ODG suppletivo,
qui l'ho messo, eccolo qua, del 28-12, quindi questo ovviamente non è in convocazione perché è arrivato dopo averla fatta, quindi è qui. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ex articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche e integrazioni. Parere richiesto con motivi di urgenza il 28-12-2021. Basta, quindi queste sono le proposte che avete all'ordine del giorno. Scusa il verbale. Lo riprendo. Giusto per entrare un po', diciamo, nel merito, poi delle di queste proposte, diciamo che in linea di massima le avete, se non erro, dico se non ricordiamo male, le avete lette un po' tutte. Forse l'unica che non avete letto è questa, l'ultima, quindi questa qua, autorizzazione alla predisposizione atti amministrativi per l'esperimento di una gara europea. A procedura aperta per l'appalto di affidamento in concessione servizi di riscossione coattiva. Dico, per quello che ricordo io e Giuseppe, poi non so se gli altri No, colleghi. io non nemmeno la ricordo, obiettivamente. Infatti, dico, poi non lo so. E poi questa approvazione tariffe tassa rifiuti, Tari, non lo so onestamente se l'abbiamo letta o non l'abbiamo letta. Non so se i colleghi in questo magari mi possono aiutare, nel senso si ricordano qualcosa. Io non lo ricordo, poi non saprei. Gli altri colleghi qua mi dicono pure che non ricordano perché è arrivata. Quindi eravamo in smart working, quindi presumo proprio di no. Poi dico, tutto è possibile, non possiamo fare che rileggerla. No, perché comunque anche quando eravamo in smart working le leggevamo, le mettevamo in condivisione con lo schermo, se ti ricordi, quindi Sì, però dico, non posso ricordarmi se in effetti infatti è dico. stato fatto o no. Quindi non possiamo fare che rileggerla, eventualmente. Intanto leggiamo l'altra. Quale? Questa Quella che hai autorizzazione? detto. Sì, esatto. Qui? Ok. Sì, iniziamo Allora, con questa. Giuseppe, tu la riesci a prendere, la metti in condivisione? Che dici? Ce lo puoi fare? Se tu mi dici nella posta della commissione su settima, Sì. dove posso trovarla, diciamo? Vediamo se. Quindi di quando è questa? Del Sì. 14 aprile abbiamo detto. Vabbè, ma tu non ce l'hai in cartaceo comunque. No, l'ho riportata da voi un attimino che devo venire e prendermela un attimino. Io intanto la cerco qua nella posta Sono qua, è là, è là. così vediamo se la riesco a mettere in condivisione. Liliana, l'ho appena scritta, è lì nella carpettina gialla, l'ho registrata tutta, quindi si può leggere sul posto. Sì, no, Allora, lo aspetta stavo Giuseppe. cercando, se possiamo mettere, se ve la posso mettere pure in condivisione. Ci devo andare a ritroso il 14 aprile dell'anno scorso. Vabbè, intanto ne dà lettura E Giuseppe. allora, proseguo. E allora, proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 259.335-2021 del settore tributi, avente ad oggetto autorizzazione di predisposizione atti amministrativi per l'esperimento di una gara europea a procedura aperta per l'appello di affidamento di concessione ai servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Palermo. Revoca della deliberazione di Consiglio Comunale 483 del 19 ottobre 2017 e del relativo affidamento di servizio. Nell'atto la sottoscrizione del previsto contratto da parte dell'aggiudicatario della gara d'appalto. Questa è una nota trasmessa dal segretario generale. Si trasmette in allegato per l'ulteriore corso la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
ARECH 259.335/2021 del 7 aprile 2021, indicata in oggetto come fatta pervenire dalla Ragioneria Generale con email del 9 aprile 2021, firmata digitalmente e regolarmente munita dei prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, come da foglio pareri ed allegata nota protocollo ARECH 259.335/2021 del 7 aprile 2021 del Ragioniere Generale. In esito all'esame dei contenuti della suddetta proposta deliberativa, lo scrivente rappresenta quanto segue. Il Consiglio Comunale di Palermo, con deliberazione consiliare 483 del 2017, avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 2, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 2016, numero 193, convertito con modificazione della legge 1 dicembre 2016, numero 225, ha deciso di affidare, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 193 ottobre 2016, all'Agenzia delle Entrate Riscossione e per l'ambito Sicilia e Riscossione Sicilia S.p.A. l'attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo col cui DPR 602 del 73 delle entrate comunali tributarie ed extratributarie. Ed infatti la succitata disposizione legislativa prevede testualmente che a decorrere dal 1 luglio 2017 le amministrazioni locali di cui all'articolo 1,3 possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3 bis e 3 ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999 numero 46 delle società da esse partecipate. Con il provvedimento in esame, in ragione della bassissima capacità di riscossione delle entrate proprie registrata dal Comune di Palermo, si propone che il Consiglio Comunale deliberi di procedere all'affidamento del servizio in argomento a concessionario qualificato da individuare a mezzo di rilevanza comunitaria, revocando pertanto la succitata deliberazione di Consiglio Comunale numero 483 del 19 ottobre 2017 ed il contestuale affidamento del servizio di riscossione coattiva con effetto a far data dalla sottoscrizione del previsto contratto di servizio da parte dell'aggiudicatario della gara d'appalto. Rappresentato quanto sopra, si evidenzia a beneficio dell'organo deliberante che l'approvazione del provvedimento si configura quale adozione di propria misura correttiva in ordine alla bassissima capacità di riscossione delle entrate proprie, in specie quelle tributarie, così come richiesto dalla sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana. Ora qui c'è la nota del Ragioniere Generale che sottoscrive: perviene ai fini dell'acquisizione del parere di regolarità contabile la proposta di deliberazione numero 259.335 del 7 aprile 2021. All'oggetto, autorizzazione alla predisposizione di atti amministrativi per l'esperimento di una gara europea e procedura aperta per l'appalto di affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle extratributarie del Comune di Palermo. Al fine dell'espressione del prescritto parere sulla proposta di deliberazione, esaminanda si esprime parere di regolarità contabile favorevole, firmato il Ragioniere Generale Dottore Basile. Poi c'è una nota dell'assessorato al bilancio e alle risorse. Oggetto, bassissima capacità di riscossione dei tributi propri, necessita di affidamento di concessione dei servizi di accertamento del recupero dei tributi Tari ed IMU, dell'evasione, elusione della Tari, INU, IMU, TOSAP e ICAP e dei servizi di riscossione coattiva dei medesimi contributi comunali, atto in indirizzo. Preso atto della nota protocollo 655.254 del 12 giugno 2020, aventi ad oggetto bassissima capacità di riscossione dei tributi propri, reiterata censure della Corte dei Conti, misure urgenti da adottare a firma sua e del signor Capuaria,
i cui contenuti si condividono pienamente. Con la presente si invita la Signoria vostra a porre in essere gli atti amministrativi necessari al fine di procedere, previa deliberazione del Consiglio Comunale, all'esperimento di una gara europea a procedura aperta per l'appalto in affidamento in concessione dei servizi di accertamento del recupero di tributi Tari e IMU, dell'evasione e elusione della Tari, IMU, TOSAP e ICP e dei servizi di riscossione coattiva dei medesimi tributi comunali. Distinti saluti, l'assessore al bilancio, dottore ingegnere D'Agostino. Poi c'è l'area della ragioneria generale, i tributi al settore tributi, che delibera, è l'estratto di delibera che propone al Consiglio Comunale. Delibera, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono riportati, di approvare che si avvii la predisposizione di tutti gli atti amministrativi utili all'esperimento di una gara europea a procedura aperta per l'appalto dell'affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie ex ed extratributarie del Comune di Palermo, dando atto che i principi cardine su cui saranno formulati i relativi atti gestionali sono: 1. L'incameramento delle entrate tributarie ed extratributarie avverrà su canali intestati all'ente comunale senza fare ricorso ad alcun riversamento da parte della ditta aggiudicataria e salvaguardia dell'amministrazione. 2. Il coordinamento e controllo delle operazioni di riscossione a carico del competente struttura comunale individuata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e degli strumenti di organizzazione dell'ente. Di dichiarare revocata la sottoscrizione del previsto contratto di servizio da parte dell'aggiudicatario della gara d'appalto in oggetto. La deliberazione di Consiglio Comunale numero 483 del 2017 ed il contestuale affidamento del servizio di riscossione coattiva. Poi c'è la parte narrativa della delibera, con tutti i vari visti del procedimento del dottore Lamalfa, della dottoressa Mandalà, di cui capoaria, del ragioniere generale e è avvistata anche dal sindaco. L'autorizzazione alla predisposizione atti amministrativi per l'esperimento di una gara europea a procedura aperta dell'appalto di affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie. Il dirigente, premesso che, avvalendosi della facoltà concessa dal decreto legge 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 numero 225, il Consiglio Comunale con delibera 483 del 2017 ha previsto di affidare ai sensi dell'articolo 2 del decreto 193 del 22 ottobre 2016 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e per l'ambito Sicilia a Riscossione Sicilia S.p.A. l'attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo di cui al DPR 602 del 73 delle entrate comunali tributarie ed extra tributarie. 2. Il decreto legislativo 446 del 97 nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai comuni anche in materia di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate. Nell'articolo 52 comma 5 lettera B prevede che qualora sia deliberato di affidare a terzi anche disgiuntamente l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. Considerato che, con nota protocollo 650.254 del 2020, la scrivente, unitamente al ragioniere generale, ricordando che la Corte dei Conti, nell'ambito di tutti i cicli di controllo, sino ad ora eseguiti a carico dei bilanci preventivi e del rendiconto di gestione del Comune di Palermo, ha reiteramente censurato
la bassissima capacità di riscossione delle entrate proprie, in specie quelle tributarie, al riguardo ordinando l'adozione di appropriate misure correttive. Proponevano al signor Sindaco, all'assessore Rama e al segretario generale, al fine di migliorare la capacità di riscossione coattiva ad oggi affidata a soggetti indicati in premessa, di procedere, previa deliberazione del Consiglio Comunale, all'esperimento di una gara europea a procedura aperta dell'appalto di affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva delle entrate comunali, incluse le sanzioni per violazione al codice della strada, subordinando la redazione della predetta deliberazione alla condivisione della superiore proposta e al rilascio di apposita direttiva. 2. Con nota protocollo 24 del 16 giugno 2020, l'assessore al ramo pro tempore, nel condividere la soluzione prospettata, emanava la direttiva di procedere con la predisposizione di tutti gli atti amministrativi utili al conseguimento del superiore obiettivo. Presa atto che per la complessità della materia e delle diverse competenze richieste, la redazione dei relativi atti gestionali, capitolato a bando di gara, necessita il coinvolgimento di diversi uffici dell'amministrazione, ragione per la quale si è posto in essere preventivamente con disposizione di servizio un gruppo di lavoro intersettoriale, cui hanno preso parte rappresentanti dei vari settori coinvolti, quali settore risorse immobiliari, comando polizia municipale, ragioneria generale, oltre al settore tributi che coordina i suddetti lavori. Rilevato che, per procedere all'affidamento del servizio in oggetto, all'aggiudicatario della prevista gara d'appalto occorre preliminarmente far decadere l'attuale affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate del Comune, revocando la deliberazione di Consiglio Comunale numero 483 del 2017. Visti lo Statuto Comunale, il Regolamento Generale delle Entrate propone, per i motivi esposti in narrativa e che si intendono riportati, di approvare che si avvii la predisposizione di tutti gli atti amministrativi utili all'esperimento di una gara europea a procedura aperta per l'appalto di affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Palermo, dando atto che i principi cardine su cui saranno formulati i relativi atti gestionali sono: 1. L'incarnamento delle entrate tributarie, l'incameramento delle entrate tributarie ed extratributarie avverrà su canali intestati dall'ente comunale senza fare ricorso ad alcun riversamento da parte della ditta aggiudicataria, a salvaguardia dell'amministrazione. Il coordinamento e controllo delle operazioni è a carico della componente struttura comunale individuata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e degli strumenti di organizzazione dell'ente. Di dichiarare revocata all'atto della sottoscrizione del previsto contratto di servizio da parte dell'aggiudicatario della gara d'appalto in oggetto la deliberazione di Consiglio Comunale 483 del 2017 e contestualmente l'affidamento del servizio di riscossione coattiva. Il dirigente coordinatore del settore esprime in merito, ai sensi degli effetti dell'articolo 12 della legge regionale del 2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, motivare il parere contrario o citare le norme violate. L'assessore al ramo, letta la superiore proposta, ne propone l'adozione da parte del Consiglio Comunale. Il dirigente responsabile di ragioneria, in merito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge numero 32.000, parere favorevole contrario in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, motivare il parere contrario e citare la norma violata. E poi ci sono dei allegati alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale. Con questo abbiamo terminato la lettura. Scusami, Giuseppe, una cosa, quindi qual è il parere? Non ho capito, c'è un parere contrario? No, io ho letto per come è formulato, è parere tecnico e mi dice favorevole o contrario perché diciamo è messo tra. No, ma il parere tecnico come? Quindi favorevole?
Sì. Ok. E il revisori hanno fatto... parlando del parere reso dal ragioniere generale. Dal ragioniere, ci sono parere anche dei revisori? No, allora c'è solo l'espressione del ragioniere generale che esprime parere di regolarità contabile favorevole. Perfetto, quindi il parere è favorevole. Il segretario ne prende atto e lo comunica alle commissioni e ne predispone l'approvazione dando comunicazione al Consiglio Comunale. Perfetto. Vabbè. Come vedete comunque nello schermo io l'ho trovata e ve l'ho anche inoltrata così anche per diciamo averla fresca. Va bene, allora noi facciamo una cosa, io credo che diamo un paio di giorni ai colleghi del fine settimana per dare un'occhiata, però io credo che sia opportuno dare la disponibilità all'amministrazione di questo strumento che consente di recuperare le somme. Anche perché rispetto a quella è la procedura economica, rispetto agli enti locali, sappiamo tutti che il comune più accerta e meno riscuote, più accantona e più in difficoltà economiche si trova per questo vizio, diciamo, che secondo me diciamo, dovrebbe essere rivisto soprattutto per le città del centro-sud che hanno una riscossione inferiore rispetto alle città del centro-nord. Quindi, a mio avviso, se l'amministrazione vuole dotarsi di uno strumento di questo tipo, ha con gara assolutamente opportuno che lo faccia proprio per il futuro proprio dell'ente stesso. Quindi io darei un paio di giorni, quindi lunedì eventualmente lo metterei al voto, darei ai colleghi la possibilità di dare un'occhiata per eventualmente fare qualche puntualizzazione o qualche eventuale emendamento, però è prettamente tecnica la pratica, non è legata altro al fatto di fare la gara europea. Quindi ci sono interventi? No, non ci sono interventi. Liliana, tu mi stavi dicendo qualcosa? No, niente, che l'ho inoltrata alla vostra posta elettronica, quindi se avete bisogno appunto di dare un'altra lettura ai consiglieri questo fine settimana. Sì, ma infatti. Se la ritrovano nella posta. Va bene, allora lunedì poi la mettiamo al voto. Allora, se non ci sono altre cose, io chiuderei la seduta. Il verbale lo leggiamo velocemente. Lo facciamo okay. Lunedì. Va bene. Allora, seduta chiusa alle 11:42. Buon fine settimana, arrivederci. Arrivederci a tutti. Ancora in condivisione il verbale, forse scusate, Giuseppe, che ora noi abbiamo chiuso 11:42? 11:42 Liliana. Quindi la consigliera Figuccia che era presente a primo appello poi non è venuta, così lo scrivo. Russa è entrata alle 11:13. Sì. Okay. Quindi così lo facciamo comunque vedere, pure la segretaria si è letto l'ODG, il presidente pone l'ODG, no, è questo il presidente, ecco, pone l'ODG, quindi quello che abbiamo fatto oggi, lettura, anzi mettiamo direttamente la... Invia. Quindi abbiamo letto la proposta, questa qua. Prendiamo da qua. Quelle di cui al punto 13.
quindi chiudo la registrazione, interrompo la presentazione e chiudo la registrazione.